Buongiorno, bentrovati sul canale di areacentese.com. Buona domenica. Parliamo di basket perché ieri pomeriggio, prima partita di questa lunga stagione 2023-2024 della Sella 100, la Benedetto XIV in una amichevole ha incontrato Lozzano battendolo per 62-54 all'interno di un Baltur Arena più simile a un forno microonde date le temperature. Ma sentiamo il commento del coach Meccacci. Prima amichevole per la Sella 100, un commento su questa partita. Ma abbiamo rotto il ghiaccio, che sembra un ossimoro considerando che sembrava di essere in un forno crematorio. Diciamo che sicuramente, ma non è una scusante, la condizione atmosferica non ci ha aiutato, ecco. Chiaramente voglio dire, è caldo per tutti, era caldo anche per Lozzano, ma si vede che ancora siamo abbastanza lontani da avere una condizione accettabile. Dipende dai carichi di lavoro, dipende anche dal fatto che i giocatori in questi 10 giorni consecutivi non si sono risparmiati. Non è un caso che infatti alla fine le cose migliori le abbiamo fatte quando abbiamo fatto qualche giocata di energia. È chiaro che dobbiamo lavorare. Queste partite secondo me servono a farci conoscere. Poi sicuramente ci sono dei giocatori indietro proprio a livello di lavoro metabolico, a livello di lavoro aerobico, e quindi questo si spererà nelle prossime, se non sbaglio, 6 settimane, 5 settimane, di portarli ad avere una condizione sicuramente dignitosa. Ora non ce l'abbiamo, abbiamo scelto di fare anche una preparazione un po' particolare quest'anno, tant'è vero che infatti abbiamo deciso di mettere anche un amichevole di grandissimo livello contro la Virtus Bologna prima della prima partita ufficiale, proprio per vedere come reagiscono i giocatori a determinati carichi di lavoro. Ci stiamo conoscendo. Mi è piaciuta comunque la voglia a tratti, anche se possiamo fare meglio, dei ragazzi di passarsi la palla e di eseguire quello su cui abbiamo lavorato in questa settimana. Sono cambiati alcuni interpreti sia nei lunghi che nelle guardie, e questo sicuramente fa sì che ci serva una conoscenza reciproca, però devo dire che tutto sommato è stata una partita onesta, dove chiaramente il dato positivo è quello che abbiamo finito 10 giorni senza accusare, diciamo così, problematiche muscolari troppo importanti. Adesso avranno un giorno e mezzo per riposare e sono già curioso di vedere se mercoledì, contro una squadra di pari categoria, riusciamo ad avere una brillantezza in più che oggi c'è stata, secondo me, per non più di 15 minuti. Bene, per oggi è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, naturalmente rimanete collegati con noi attraverso tutti i nostri social e anche attraverso il giornale online areacentese.com. Ancora una buona domenica e alle prossime edizioni.